Ciao, bentornati sulla soffitta di Pippo. Pur non essendo un collezionista di figurine, ho ceduto alla tentazione anch'io di unirmi ai festeggiamenti per il 60° di Diabolik e ho preso l'album di figurine che trovate in edicola a 4,90 euro, album più, sono tre, sì, tre bustine di figurine. In realtà l'ho preso perché ho letto che all'interno ci sono due storie e non l'ho aperto, come vedete, ancora incartato, quindi lo aprirò insieme a voi. Procediamo subito con lo spacchettamento di quest'album, ecco. Sì. Come l'hanno fatto sta busta? Ah. Volevo evitare che le vedi. Ah, che dolore, la carta non mi serve. Vediamo che dicono però qui sulla confezione. In ogni bustina che acquisterai troverai un coupon per provare a vincere uno dei 60 disegni originali realizzati da 12 artisti di Diabolik. Sarai tu il fortunato? Yes, probabilmente li vincerò perché dovete sapere che io sono più fortunato di Gastone Paperone. Quindi sicuramente vincerò anche i disegni. Così. Allora, queste sono le tre bustine e questo è l'album che andiamo a vedere insieme e questo è un gatto. Ecco, questo è un gatto. Non era incluso nella confezione. Ok, vediamo insieme. Ah, un po' Diabolik, un po' criminal. Bellissimo, questo disegno è bellissimo, c'è anche un effetto qui ruvido. Disegno di Giuseppe Di Bernardo, un po' Diabolik, un po' criminal, perché mi ricordo un po', no, quelle copertine psichedeliche di criminal. Bellissimo comunque, c'è davvero bello, bello, accattivante. Contiene due fumetti, l'inedito senza tempo e racconto breve, la regola. Quindi c'è un inedito, ho fatto benissimo a comprarlo. Qui ci sono, c'è qualcosa da costruire, credo sia il raccoglitore delle figurine. Allora, diamo una sfogliata. Vabbè, c'è poco da sfogliare perché ancora non ho attaccato le figurine. Però si presenta graficamente molto ben fatto, con delle illustrazioni su cui poi va, che fanno da sfondo, no? Queste figurine, Altea. Che bella questa! Belle, bellissime. Io voglio fare vedere tutte. Sorelle Giussani. E qui la prima storia, finalmente. Senza tempo, disegni di Massaglia e Caretta, testo di Gomboli, questa dovrebbe essere l'inedita, credo. Sì, è l'inedita. Di quante pagine? Vabbè, sono poche pagine. questo è Alfredo Castelli. Oh, bellissimo. Ah, questa la leggerò subito, questa storia. Poi si procede sempre con le immagini. Poi qui c'è anche quella del film. Vado velocissimo perché voglio scartare le figurine con voi. Ah, questo è bellissimo. Il Diabolik di Silvia Zicher. Bella, bella questa, la copertina multicappa. Wow! Cioè, questo è Claudio Villa. Caspita, questo racconto mi pare di averlo già su un Diabolik che si intitola Diabolik fuori dagli schemi. È bello perché ci sono delle immagini, delle figurine che poi vanno a interagire con il racconto. È davvero per favore, mi sta venendo voglia quasi quasi di collezionare tridimensionale, le statuette.
carte da gioco, insomma, non è male. Cioè, anche se non sono un collezionista di figurine, la tentazione è forte quella di andare lì ad appiccicare queste figurine per completare quest'album. Vediamo queste figurine, vediamo che c'è nei pacchetti. Allora, cerco di aprirne almeno una in maniera decente, così posso conservarmi la confezione, ma più che altro per il bel disegno che c'è sopra. Solitamente non è che conservo tutti i pacchetti, i pacchettini. Ci sono tre cose, forse c'è una quarta cosa. Niente. Ciao, confezione. Allora, vediamo le prime. Questo è il coupon. Bisogna inserire dei codici, qualcosa, non lo so. Facciolo. Bello. Faccio vedere se riesco a inquadrarlo decentemente. Ecco qui. Ah, questo è uno dei pezzi di quelle che vanno a interagire poi con la storia. Mi si è tagliato. Questa è impossibile con la luce da vedere. È prismatica, glitterata, anzi direi. L'altro. Che carina questa. Che carine. Ok, qui c'è una mezza copertina di K. Spero che si vedano. Barison. Coupon. Poi vediamo per i coupon. Questa è una vignetta una storia di Silvia Zicche, sempre glitterata. Questo è Bonvi, credo sia Bonvi. Questo qua è forte, questo dovrebbe essere di... Forse sbaglio perché non ci sono scritti i nomi, dovrei andare a controllare poi. Questo qua dovrebbe essere forse di Toninelli, credo. Vediamo l'ultima. Aia, già la prima ripetuta. Allora, questo doppione lo inserirò nella prossima busta fumetti della soffitta di Pippo. Troverete questo doppione, eh? Già ve lo sto dicendo, ve lo manderò. Il coupon, una mezza immagine del film. Oh, perché fanno quelle a metà? Questo è Diabolik seduto su un trono. Questo dovrebbe essere delle carte, credo. Le ho prese tempo fa, le carte. Dovrebbe essere contenuta delle carte questa illustrazione. E qui la Jaguar di Diabolik, eccola qui. E queste sono le figurine che ho trovato, che costano, vi ricordo, 1 euro il pacchetto. Ma quanto costano? Io, quando compravo le figurine, io le pagavo 150 lire il pacchetto, un fumetto costava sulle 2000 lire, quindi in proporzione. E costavano 10 volte meno, ma più di 10 volte meno di un fumetto. Cioè, il pacchetto di figurine in proporzione costava molto meno rispetto a un fumetto. E questo costa un terzo del fumetto, cioè tre pacchetti di figurine vi costano 3 euro. Cioè, quanto costa il Diabolik? Cioè, quanto costa il fumetto? Assurdo. Vabbè, però non voglio stare adesso a fare il fottuto boomer che si lamenta degli aumenti dei prezzi, e anche perché prima le figurine erano un passatempo abbastanza comune, oggi è
mero collezionismo. E quindi, vabbè, io poi di collezionismo. L'album è le figurine. Lo completerò, non lo so, per il momento appiccico queste, poi magari prenderò qualche pacchetto più avanti da appiccicare. Eccole qua. Spero che questo video vi sia tornato utile e vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, non dimenticate di lasciarmi un like e di condividerlo. Se non sei iscritto alla soffitta, mi raccomando, iscriviti per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui, sempre sulla soffitta di Pippo. Ciao! Thank you.